Grazie Carlo, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Sono un po' preoccupato per lei, ambasciatore, perché quando Calenda dice che stasera ci sarà una cena regionale, spero che domani mattina lei sia ancora in forma, sarà una cena impegnativa sicuramente. Però non vorrei dar ragione a tutti quelli che contestano il TTIP e che dicono che sono i soliti politici che si mettono d'accordo e che trovano accordi chissà per far che cosa, magari per mangiucchiare come sempre, no. Il TTIP è una delle fondamentali scelte strategiche dell'Europa e della presidenza italiana. In un primo momento noi avevamo accarezzato con il governo precedente l'idea di poter fare del semestre italiano il momento di conclusione dei negoziati e degli accordi. Sappiamo che non sarà possibile, sappiamo che purtroppo la tempistica si è rallentata, ha avuto un rallentamento, ma la mia presenza, come quella di tutti gli altri colleghi, ne sono certo capi di Stato dei 28 paesi europei, capi di Stato o di governo, nel mio caso capi di governo, è il segno evidente e indiscusso dell'assoluta centralità della relazione e dell'amicizia e della collaborazione e della partnership con gli Stati Uniti d'America e tra i nostri mercati e tra i nostri popoli. Noi ci accingiamo a vivere una settimana molto impegnativa. Da domani l'altro a Milano l'Europa ospita il vertice dell'ASEM con i paesi asiatici, con rappresentati al massimo livello. Questa sera in arrivo il primo ministro Li Keqiang, firmeremo molti accordi commerciali con la Cina. In questi primi mesi di mandato una delle strategie chiave del governo italiano è stato un nuovo rapporto con l'Africa, non soltanto con l'area del Mediterraneo, ma anche con i paesi che possono essere paesi produttori non semplicemente di materie prime o luoghi di esportazione dell'agroalimentare o luoghi di investimento per l'oil and gas, ma come luoghi produttori di una diversa relazione tra l'Italia e l'Africa. Quindi noi abbiamo in queste settimane e mesi investito molto in un'operazione a 360 gradi. Ebbene, voglio dirlo qui, in questa sede, proprio all'inizio di una settimana che è molto impegnativa, anche perché, come ricordava Carlo, avremo l'appuntamento della presentazione della legge di stabilità. Il rapporto con gli Stati Uniti d'America e il rapporto, direi anche il rapporto commerciale, non soltanto il rapporto valoriale, culturale, ideale e identitario con gli Stati Uniti d'America è per noi una assoluta priorità. E allora, e vengo rapidamente alla conclusione perché credo che sia giusto che siate voi nel vostro dibattito in questi due giorni a discutere nel merito. Per noi è assolutamente centrale che i principali elementi di negoziazione siano al più presto non soltanto chiariti ma evidenziati e in qualche modo rafforzati. Ho avuto come l'impressione di un leggero rallentamento, comprensibile. La Commissione europea sta cambiando volto, dal 1° novembre ci sarà una nuova leadership alla guida della Commissione e del Consiglio europeo. È comprensibile anche rispettare il naturale dibattito politico che è in corso in questo momento negli Stati Uniti in considerazione delle imminenti elezioni di medio termine, ma credo che ogni giorno che passa è un giorno perso e vorrei che fosse chiara da parte italiana la assoluta convinzione di fare del semestre italiano non più l'occasione per concludere l'accordo, questo è evidente, ci saremmo molto felici se potesse essere alla fine del prossimo anno, ma per fare del semestre italiano l'occasione per un salto di qualità e per uno scatto in avanti. Tutto va in questa direzione e io credo che ribadire che il TTIP non è semplicemente un accordo di libero scambio come altri, è una scelta strategica, mi piace dire culturale, significa riconoscere che cos'è l'Italia. Allora termino su questo, lo dico agli ambasciatori dei 28 paesi, ai rappresentanti delle forze politiche, ai parlamentari, deputati e senatori che sono qui e naturalmente al signor ambasciatore, anzi ai signori ambasciatori americani presenti qui a Roma. Noi siamo in una delle sale
probabilmente più belle del Rinascimento e comunque dell'esperienza più straordinariamente affascinante dell'Italia nel corso dei secoli. L'Italia è stata leader non soltanto nel periodo del Rinascimento, è stata leader ovviamente a Roma, lo possiamo dire con un orgoglio ancora maggiore durante il periodo dell'Impero Romano, ma l'Italia è stata leader in tanti momenti, nell'innovazione tecnologica, nell'investimento sul futuro, nella curiosità verso il domani. Bene, questa straordinaria sala che ci ospita e vi ospita sia per noi un richiamo. Non vogliamo fermarci a raccontare come siamo stati bravi in passato. E non vogliamo neanche fare della nostra amicizia semplicemente un'intesa che si declina con i verbi che richiamano a ieri l'altro, al trapassato remoto. Noi abbiamo bisogno di irrobustire e corroborare il rapporto tra Europa e Stati Uniti. Io credo, penso e sono certo che questa occasione di dialogo promossa dal viceministro Calenda e dal semestre italiano di presidenza europea possa costituire un'occasione, a condizione di giocare chiaro e di parlare chiaramente tra di noi. Primo, questo non è un accordo come gli altri, questa è una sfida che è culturale, prima ancora che economica. Secondo, bisogna fare tutti dei passi in avanti, perché nelle condizioni in cui siamo, in un contesto e una cornice economica e macroeconomica complicata, difficile e resa particolarmente delicata da ciò che sta accadendo ai confini dell'Europa, siano essi il confine ucraino, siano essi il confine mediterraneo, sia esso ciò che accade in Siria e Iraq, c'è bisogno di un'unità di intenti che non sia soltanto un'unità teorica, ma sia anche una partnership a 360 gradi a livello economico. Sono certo che lavorerete in questa direzione, vorrei che foste sicuri circa l'appoggio totale e incondizionato del governo italiano nella certezza che ciò che stiamo facendo va nell'interesse innanzitutto dei nostri cittadini, ma soprattutto dei valori che ci hanno fatti grandi, perché se ci sono state queste opere d'arte è perché c'era un mondo vivo, vitale, dinamico, c'erano persone che scommettevano sul futuro, c'erano persone che credevano nella bellezza. Non perdiamo la nostra eredità, che è un'eredità che deve sempre di più essere incardinata nel domani. Grazie e buon lavoro a tutti.